una cosa del genere è una cosa veramente che mi lascia sgomento, perché per abbandonare quella che comunque è la scuola per antonomasia, la scuola per eccellenza, i nomi di quelle famose tre inglese, informatica e impresa, significa dimenticare le proprie origini, e questo è molto grave per l'Italia. Quindi una manifestazione del genere ha il pregio di mantenere sempre accesa l'attenzione, perché Amalfi e Bisanzio sono strettamente legate, non si può comprendere la potenza di Amalfi, quello che Amalfi ha rappresentato nella storia, senza conoscere questo periodo e soprattutto perché questo periodo ha determinato il nascere di Amalfi. Quindi ringrazio gli organizzatori e ringrazio pure voi che avrete la pazienza di ascoltarmi, visto che chi parla per ultimo, per definizione, è sempre più svantaggiato. Io tratterò di una battaglia, la battaglia del Monte Lattaro. La guerra, le battaglie in sé non sono certamente cose belle, perché per definizione una guerra, una battaglia è uno scontro violento, cruento, di uomini contro altri uomini. Le guerre, le battaglie comportano inevitabilmente morte, distruzioni, lutti, rovine, danni, però al tempo stesso le battaglie, diciamolo pure, hanno da sempre avuto un certo fascino sull'umanità. Pensate a quante opere d'arte ci sono che hanno ad oggetto fatti d'armi, quanti romanzi, quante scritture, quanti film. Ma pensiamo per un attimo a noi stessi, soprattutto noi maschi, siamo stati attratti sin da piccoli dalle armi. Io penso che nessuno dei maschi qui presenti, almeno una volta, non abbia giocato alla guerra. Io personalmente sono stato veramente appassionatissimo, per me la guerra è il gioco che più mi attraeva. Io avevo a casa, in parte lo conservo, un vero e proprio arsenale che partiva dalla clava dell'uomo primitivo e arrivava alla mitragliatrice e alla pistola spaziale. Avevo una vera e propria passione. Però io penso, qualche volta, forse sarà capitato anche a voi, abbiamo anche trascinato delle femminucce. Mia sorella, per esempio, a volte è stata costretta da me a giocare alla guerra. È un qualche cosa che ha sempre affascinato, a me piaceva addirittura non solo rivivere le battaglie storiche, ma addirittura inventarmene delle altre. Film come per esempio Sandokan, per fare un esempio, sono stati quei film che mi attraevano e penso come me hanno attratto tante persone. Però noi quando parliamo di guerra, di battaglie, siamo portati a pensare come a qualche cosa che è lontano dal nostro territorio, cioè dalla costiera. Quando uno pensa a una battaglia, a un campo di battaglia, a una guerra, non l'immagina mai, non la cala mai qui in costiera amalfitana. Eppure la costiera amalfitana ha avuto dei fatti d'armi, anche di un certo rilievo. E al di là della battaglia di Capodosso, la battaglia del Monte Lattaro, che si è svolta a pochi chilometri di distanza, perché i Monti Lattari separano la costa amalfitana dall'entroterra dell'Agro Nocerino, è una di queste. Se io facessi un sondaggio limitato a persone di istruzione medio-alta, se hanno mai sentito parlare della battaglia del Monte Lattaro, io penso che la percentuale di coloro che risponderebbero in maniera positiva è abbastanza bassa. Eppure questa battaglia è una battaglia importante, importante sia dal punto di vista della storia generale, sia in modo particolare, e già lo accennava il professore Gargano, per ciò che attiene al nostro territorio. Io chiaramente, non essendo uno studioso di tattica militare, non mi soffermerò, se non per sommi capi, su quello che è stato lo svolgimento della battaglia proprio dal punto di vista strategico. Piuttosto mi limiterò, rinviando poi anche per approfondimenti a pubblicazione, perché spero che gli atti di questi convegni saranno pubblicati, anche l'accoppiare al momento della rievocazione del Capodanno bizantino a livello, diciamo, di sfilate, un momento culturale, per me è una cosa molto bella, spero che anche questo diventi una tradizione fissa al pari del Capodanno bizantino. Quindi mi limiterò ad inquadrare la battaglia in generale e a fare alcune considerazioni sia sui luoghi della battaglia, visto che sono luoghi a noi molto vicini, sia sulle conseguenze che la battaglia ebbe sui nostri territori. Innanzitutto questa battaglia
intervenne tra due eserciti, quello ostrogoto e quello bizantino. Quindi io penso che sia giusto presentare gli schieramenti contrapposti. Da una parte chi erano gli ostrogoti, chi erano i bizantini. Gli ostrogoti erano erano una delle tante tribù germaniche che poi si erano trasferite in un secondo momento nell'attuale Ucraina, cioè la Scizia dei popoli antichi. Facevano parte di una tribù più vasta, quella dei Goti, perché poi i Goti avevano al loro interno questa divisione in Ostrogoti e Visigoti. I Visigoti erano i Goti dell'Ovest, quelli che erano più vicini all'Europa, mentre invece gli Ostrogoti erano i Goti dell'Est, quelli che erano più erano stanziati più verso la zona asiatica. Il termine ostrogoto oggi non ha una bella significazione, perché dire ad una persona sei un ostrogoto certamente non è un complimento, perché un ostrogoto è una persona rozza, incivile, come pure dire ma questo parla ostrogoto significa, diciamo, che parla in un linguaggio non solo incomprensibile ma anche primitivo. Ma se vogliamo, la stessa sorte è capitata pure ai bizantini, perché se io dico se io parlo di bizantinismo non è che voglio fare un complimento, perché significa parlare di persone false che tramano alle spalle o comunque, diciamo, che si perdono in cavilli. Gli ostrogoti ad un certo punto arrivano in Italia. Perché arrivano in Italia? Arrivano in Italia in conseguenza della deposizione dell'ultimo imperatore romano d'Occidente. Questa deposizione che avvenne, mi auguro che nelle scuole questa data, visto che oggi le date non sempre vengono fatte studiare, mi auguro perlomeno questa data che convenzionalmente segna la fine del mondo antico, l'inizio del Medioevo, venga saputa e memorizzata dagli studenti, il 476 d.C. L'impero romano era stato diviso in due parti, ve lo sapete, la parte occidentale e la parte orientale. La parte occidentale era però sostanzialmente venuta meno, perché gran parte dei territori erano stati già invasi dalle popolazioni barbariche che venivano mosse da varie motivazioni, non ultima certamente la pressione degli Unni,